Ok, oggi secondo video relativo a streamer, OnlyFans e ragazze che chiedono soldi per far vedere le loro gioie. Ecco. Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per tutti voi, scegliete quello che fa per voi. Navigando sul web, su YouTube, il mio social preferito, ho scoperto alcune streamer che fanno una determinata cosa, ovvero vendono servizi che a mio parere sono ridicoli a uomini o ragazzi disperati che vogliono la loro attenzione. Prima di raccontarvi cosa sono questi servizi, voglio spiegarvi un attimo come funziona. Si è diffuso in questi ultimi 2 anni un business, ovvero la streamer, ragazza molto molto carina, a volte procace, che si veste in un certo modo, attira un determinato pubblico e manda questo pubblico su OnlyFans, poi ho spiegato cosa essere nel video precedente, quindi andatelo a recuperare. Quindi la ragazza cosa fa? È molto bella, sa di esserlo, raccoglie un pubblico di ragazzi disperati, interessati o che si prendono particolarmente bene per lei e li porta su un sito dove può monetizzarli e spremerli fino all'osso. In questo sito cosa fa? Vende video, messaggi, chat personali con lei e cose erotiche per la maggior parte. E fin qua uno dice: vabbè, non le compro, vabbè, non mi interessano e pazienza. Ribadisco, è un business legittimo, chi lo fa fa bene a farlo perché ci sono un sacco di soldi in ballo ad alte sfere. Chi compra, liberissimo di comprare, non lo giudicherò mai, però sappiate che se utilizzate questi servizi per avere a che fare con questa ragazza, non è una relazione, è un rapporto che nasce con lei, sano perché lei non è interessata a conoscervi, è interessata ai vostri soldi. E qua la chiudo, quindi non c'è sbaglio da una parte o dall'altra. Se esiste, se c'è mercato, vuol dire che i soldi ci sono e la gente lo vuole, ma sappiate che se voleste conoscere una ragazza per quello che è, quindi senza pagarla, ma una conoscenza sana dal vivo, online è possibile, ma non così. Quindi se sentite la parola OnlyFans e lei ti manda all'OnlyFans per avere parti della sua attenzione, e adesso ci arrivo, evitate perché non è una costruzione di relazione sana, ma è lei che cerca di spillarvi i soldi fingendo interesse. Quindi attenzione, so che sembra stupido da dire perché le persone in teoria si ritengono più intelligenti di così, ma vi assicuro che molti ci cascano, molte persone che magari sono deboli psicologicamente, sono sole da tanto, non fanno tante cose anche virtuali da tanto, appena una ragazza gli dà un briciolo di attenzione, vengono spennati. Loro si sentono galvanizzati, cavalcano questa cosa e pur di avere la sua attenzione, appunto, pagano, pagano, pagano. E le ragazze lo sanno e se ne approfittano perché sono magari nella posizione di poterlo fare. Non voglio dire che sia la cosa etica al 100% perché sicuramente c'è qualcuno magari di debole che ha bisogno di aiuto o che non vede una donna da tanto, si infatua di questa qua che vede tutti i giorni in streaming e questo anche il potere di una che fa uno stream e porta la persona su OnlyFans e quindi cosa fa? Abbocca e paga soldi, però dovete sapere che quella persona non sarà mai soddisfatta da quel lato, perché io insegno a costruire una relazione con una persona disinteressata ai vostri soldi, ma interessata a voi. Quella è una costruzione di relazione che funziona, mentre se una vi porta a farvi spendere soldi per avere pezzi della sua attenzione, della sua vita, che poi sono comunque sempre costruiti, non sono mai la sua realtà, la sua essenza, la sua intimità, ecco, vi sta fregando. Quindi, nel senso, vi sta spillando dei soldi, non vi sta dando quello che voi vorreste, ecco, mettiamola così. E ripeto ancora una volta, non c'è orrore in quello che sta facendo, semplicemente se volete una cosa del genere, fatelo. Se volete una conoscenza reale, scevra dai soldi, non fatelo. Ma ora mi spiego meglio. Cosa intendo per cose assurde? Ci sono alcuni streamer, ho notato in alcuni video che ne parlavano, che addirittura mettono come servizio il fatto di dormire 10 minuti con lei a pagamento, o ovviamente divisi anche per fasce di prezzo. Chi acquista più tempo paga ovviamente di più, però in percentuale meno, vabbè, avete capito. O servizi come avere la foto del profilo di WhatsApp o di un altro social in comune con quella del tizio che paga per un tot tempo. Messaggi di buongiorno o buonanotte per determinati periodi ovviamente pagati dalla ragazza stessa. Quindi cioè questo tizio paga una ragazza, una streamer o una OnlyFanser, chiamatela come volete, non sono la stessa cosa però avete capito, quelle che utilizzano OnlyFans per avere da lei il messaggio di buongiorno. Cioè siamo arrivati a questi livelli. Ovvero una cosa che io so e posso insegnarvi ad avere gratis con una ragazza veramente interessata a voi versus una ragazza che lo fa a pagamento. Questa cosa, ragazzi, non è
sbagliata, perché non c'è niente di sbagliato al 100%, ok, sì, certo, oh, va bene, ma capitemi. Il senso è, se volete una relazione sana, non potete fare così. Anche se siete a digiuno di patata da una vita, non potete comprare l'attenzione di una donna con i soldi e non potete sperare che comprando all'inizio qualcosina e conoscendo eccetera eccetera, lei si affezioni a voi e smetta uno di farvi pagare e diventi la vostra ragazza. Non esiste. Molti ragazzi pagano questi servizi perché sperano che la ragazza ceda oppure sperano di conquistarla nel tempo e nel frattempo dilapidano fortune. C'è gente che ha speso migliaia e migliaia di euro per neanche averla mai vista dal vivo la ragazza, perché è sempre tutto virtuale ovviamente. Questo per dirvi cosa? Per innanzitutto portarvi la conoscenza del fatto che queste cose esistono, quindi cercatele, ma se potete non saltateci a bordo. Perché uno vuol fare un'esperienza, vuol provare, vuol sentirsi vicino con la propria beniamina, va benissimo, ma non pensate mai per un secondo che da lì può nascere qualcosa di sano e un rapporto vero, non dipendente dai soldi, dai vostri soldi. Perché se voi staccate i soldi, la ragazza sparisce, non mi dà più niente. Quello non è un rapporto, non è un interesse tra persona e persona. Perciò attenzione, perché sprecate soldi, vi fate del male, sperate in e alla fine vi rimane un pugno di mosche. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento operato per voi, scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo in un prossimo video.